Salve, buonasera a tutti. Allora, un attimo che giro anche Instagram. Vediamo se riesco. Eccoci qua. Ok, buonasera, intanto che vi aspetto. Eccoci qua. Allora, finché aspetto qualcuno mi bevo il mio goccino di tè. Mi pettino magari perché sono tornata. Da circa penso mezz'ora ho fatto in tempo a mangiare qualcosa e mi sono collegata subito con voi perché ho fatto tardi. Ciao Ge, ho tante novità per te. E quindi ho fatto in tempo. Buonasera, buonasera, estetica charme Dufresne, non riesco a pronunciarlo tutto, Maina. Emiliano, ciao Emi, Francesca, Mary, Rodican, Maria del Rosario, eccoci qua. Allora, ciao a tutte e buonasera a tutte. Insomma, Emiliano, abbiamo una tazza verde gialla. Ho anche quella con i cuori, però non l'ho tirata fuori stasera. Quello che passa il convento, come si dice. Allora. C'è qualcuno che ti saluta qui in casa, Emiliano, eh? Massimo ti dice ciao. Allora, Nina, Francisca, Maria Grazia, mio padre, eccoci qua, grazie, grazie mille. Allora, bene, cominciamo ad essere già in tante, quindi siamo sia su Instagram che su Facebook. Questa sera parliamo di come sconfiggere la timidezza nella proposta. Allora, mi scuso se non sono perfettamente truccata, però ripeto, sono tornata tardi questa sera e ho fatto in tempo a mangiare, fortunatamente, perché devo mangiare, se no non riesco a essere lucida e quindi non ho fatto in tempo a truccarmi perfettamente, spero mi perdonerete, in genere lo faccio sempre, e perché ho fatto le unghie. Sono tornata, quindi abbiamo, diciamo, aperto gli scatoloni dei prodotti che ci sono arrivati. La Camila, la ragazza che lavorerà con noi come unico tecnica, mi ha fatto le unghie. Cosa dite? Vi piacciono? Secondo me sono perfette. Pensate che lei non ha mai fatto un corso vero e proprio, ha solo lavorato presso un centro per 2 anni, però devo dire che per una che non ha mai fatto corsi, adesso li farà perché questa domenica e questo lunedì andrà a farne uno. Direi che come perfezione ci siamo. Anche perché considerate che Cartina, insomma, è stata brava. Faccio vedere anche su Instagram, eccole qua. E quindi ci abbiamo messo tanto tempo e quindi però sono contenta. Bene, benissimo, benissimo. Allora, grazie Daniela, grazie mille. Allora, come si fa? Intanto come state? Scusate che io parto subito in tromba senza mai chiedervi come state voi. Ciao Sabri, ben arrivata. E spero che qualcuno di voi abbia avuto modo di vedere l'intervista che ho fatto a Federica Benassi nel gruppo, una persona che sta affrontando delle cure chemioterapiche per un tumore e che si è prestata a rispondere a delle mie domande, che potevano comunque aiutare le estetiste. L'abbiamo fatta mercoledì all'interno di Isa Community. Non so se voi siete all'interno del mio gruppo, però se non ci siete fate l'iscrizione perché c'è stata questa settimana l'intervista a Federica Benassi, la prossima sarà per il GDPR, la fatturazione elettronica con Cristiano, non Cristiano nostro, ma un Cristiano che lavora per un'azienda che si occupa di questo. La settimana dopo ancora ci sarà un'altra persona che parlerà delle tecnologie, un costruttore, un distributore costruttore. Quindi insomma cerchiamo sempre di nel gruppo darvi tutti gli strumenti che secondo noi possono essere utili. Poi se avete delle idee sono ovviamente ben accette e quindi spero vi iscriviate perché è un gruppo in continuo movimento e poi chi sarà nel gruppo avrà diritto ad avere per primo la presentazione del nostro infoprodotto. Io sono molto soddisfatta di questo infoprodotto.
e che sarà rilegato elegantemente in una cartelletta, non so come chiamarla, però è una cosa molto molto bella, che ha un valore anche in termini di materiali. Abbiamo voluto fare una cosa bella in modo tale che vi rimanesse e che non si rompesse, che non... Quindi a livello per le vostre consulenze farete un figurone. Vi ricordo che all'interno ci saranno dei block notice proprio con tutti i check-up viso, corpo, epilazione definitiva laser, con per ognuno di questi i consensi informati che serviranno per le clienti. Diciamo ci sarà scritto che cosa deve fare la cliente, a cosa si deve attenere per avere il risultato, e poi ci saranno dentro la cartellina scritti le nostre fasi della consulenza e dei consigli preziosi per svolgere una consulenza perfetta. Vedrete che chi l'acquisterà si troverà benissimo. L'ho fatta io con le mie mani, con la mia mente. Lì dentro c'è proprio il mio know-how consulenziale di questi anni, quindi spero lo apprezziate. Allora, ciao tutte! Bellissima intervista e lei è una grande guerriera. Grazie Magda. La Titi mi fa complimenti per le unghie. Regina B, ad agosto divento mamma. Scusate, ho ricevuto una notizia su Instagram. Congratulazioni, congratulazioni. Sono felice per te, è una bellissima cosa, complimenti. Buonasera Isa, buonasera a tutte, dice Ilenia. Daniela, l'ho vista oggi, è stata molto bella ed interessante, è un argomento che sento molto, spero di riuscire a fare dei corsi al più presto, te lo auguro Daniela. E sono la Nicole. Dai Nicole, ma è la Nicole Scarabattolo, scusa, perché mi hai messo Regina B, non ti avevo riconosciuta, mamma, congratulazioni, che felice che sono per te. La Nicole è una ragazza che lavorava in un centro che io adoro, e adoro lei ovviamente, nel senso che il centro non c'è più, però lei siamo rimaste, siamo sempre, non ci siamo mai perse di vista. E sono molto felice, so che aspettava da tempo questa bella notizia, quindi bene, 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 Nicole. Sarai una mamma splendida. Una mamma anni 60, ma splendida perché lei si veste tutta anni 60, è bellissima. Va bene. Ok, scusate, mi sono dilungata un pochino troppo. Allora, la timidezza in estetica. La timidezza in estetica è un problema. È un problema che molte hanno, soprattutto, beh, può essere che ce l'abbiano anche le titolari, e a volte ne abbiamo conosciute alcune che hanno questo problema, ma molto spesso è un problema che riscontro sulle ragazze giovani che hanno appena iniziato a lavorare nei centri estetici e che mi dicono come faccio a passare, come faccio ad entrare nel discorso, come faccio a passare da che tempo fa a ti vendo un prodotto. Quindi e sono timide, quindi hanno questo problema. No, nella cartellina io non ci sono, però c'è un pezzettino di me, Daniela, nella cartellina, te lo giuro, come se avessi la Isa lì. Scusate, rispondo a Rita. Allora, per avere più informazioni per la nostra consulenza, Rita, adesso Cristiano, se si collega o comunque tranquillamente, cercheremo di inviarti il link dove potrai cliccare, lasciare i tuoi dati, verrai richiamata da Mary e quindi poi ti fisserà un appuntamento con me. Cioè, è la prima volta che seguo una tua diretta, sono molto curiosa, speriamo di trovare la giusta motivazione. Allora, Samuela, motivazione non è una parola che fa proprio parte del mio modus operandi. Da me troverai la formazione, l'impegno, la passione per l'anatomia. Però la motivazione all'americana, no, quella no, perché quando te la danno, poi quando torni a casa passa e quando passa non c'è più niente da fare. Quello che aspiro a dare, a darti io è qualcosa di più duraturo, di una semplice motivazione, mi auguro, quindi spero che tu rimanga fino alla fine. Allora, dicevo, il problema delle ragazze è questo, è legato al fatto che loro non sanno come porsi. Allora, prima di tutto, consiglio alle titolari che hanno queste ragazze con questo problema della timidezza di capire se è davvero timidezza la loro o se è perché sono insicure di quello che vendono, perché c'è
a volte un po' di confusione, a volte si scambia la timidezza per invece una semplice insicurezza dovuta dal fatto che magari non sanno come funzionano i trattamenti, non hanno mai visto dei risultati o problemi attinenti più che dal punto di vista psicologico, quello tecnico. Quindi accertatevi che le vostre ragazze conoscano bene i trattamenti prima di pensare che non vendono perché sono timide. Quindi prima di tutto bisogna fare una parlarci con queste ragazze e capire da dove parte il problema. A volte anche pigrizia, in questi giorni ne ho avuto la conferma con due centri estetici che sto seguendo, di due ragazze che non valeva la pena tenere per quanto mi riguarda. Infatti hanno preso altre strade perché poi quando c'è la pigrizia, io quella personalmente non la sopporto, però se voi vedevate una di queste due in particolare, la scambiavate per una timida. In realtà non era timida, parlava poco perché era pigra e perché non le interessava dare una mano al titolare, non le interessava finanziarsi il proprio stipendio, le interessava solo prendere il suo e poi si aspettava che tutti dovessero in qualche modo dare lo stipendio senza aspettarsi nulla in cambio, a parte lavorare manualmente in cabina. Siccome questo non basta, nel 2018 bisogna anche un po' autofinanziarselo lo stipendio, quando le è stato detto, lei ha pensato bene di licenziarsi in tronco nel giro di 2 ore. Vi ricordo che siamo novembre, fine novembre. E questa titolare è rimasta da sola sotto Natale con tutti i trattamenti e i pacchetti venduti. Quindi vi lascio immaginare anche la correttezza, no, di alcune persone. Quindi lei non era timida, lei era una menefreghista, per esempio. Scusate se uso questi termini forti, però so quello che dico, ve lo garantisco. E quindi vedete quante sfaccettature diverse può avere una persona, no? La timidezza la riconosci perché a volte blocca la salivazione in bocca, diventano proprio rosse in viso, sudano le mani, hanno quell'atteggiamento della persona paurosa, timorosa. Ecco, e quindi però di base sappiate che se questa timidezza è affiancata da un po' di formazione, lentamente passa la timidezza. Perché la sicurezza che tu poi hai ti aiuta in questi casi. Quindi io comunque di base vi consiglio di prendere in mano le ragazze e di spiegare loro quello che nella vostra mente magari avete spiegato 6 mesi fa, 8 mesi fa e pensate che sia bastato, no? E invece magari non è bastato. Quindi accertarsi di questo e rafforzarle dal punto di vista tecnico più che potete, dar loro delle sicurezze, fare anche una sorta di prova nel 9 sulle domande, capire che hanno chiaro un concetto. Questo è importantissimo, per esempio. Una volta capito questo, si può e constatato che la timidezza non va via, allora si lavora su quella. Come? Allora, innanzitutto io qui parlo proprio direttamente alle timide. Allora, mio padre dice, anzi, la vera timidezza può essere estrema attenzione e sensibilità, infatti non è sempre assolutamente una cosa, un danno per una persona, può avere delle doti come queste, come la sensibilità e l'attenzione, ed è verissimo. E ne ho avuto una prova di un centro, siccome non c'è nessun problema, posso anche fare un nome. Se mi viene, perché se non mi viene, magari è qua anche collegata. Ne ha una lei sulle 4 ragazze che ha, che era la più timida di tutte, ma era quella che a me personalmente piaceva di più perché aveva comunque gli occhi che brillavano quando faceva la formazione, quando facevamo la formazione insieme. Quindi faceva fatica a parlare, ad esprimersi, diventava rossa, si sforzava, però poi ci riusciva e questa è di una bellezza per chi fa il mio lavoro, infinita, perché ti viene ad aiutarla a, non so, 100 mani una ragazza così. Perché vedi che è meno spavalda delle altre, fa più fatica, però quando si impegna ce la fa e quell'impegno vale tantissimo per quanto mi riguarda.
Quindi, bevo un attimo, dopo leggo due commenti. Ilenia, sarebbe bello se tu facessi delle sezioni per le estetiste appena diplomate. Grazie Ilenia dell'idea, la terremo sicuramente presente. Ci hanno chiesto un corso le titolari per le dipendenti, quindi abbiamo anche un po' quello in programma che può somigliare a quello che ci hai consigliato tu. Sara, ti devo ringraziare. Oh! Bene, da quando hai parlato dei calchi li sto proponendo ed è un successo. Benissimo, sono molto contenta. Allora, per Rita, mi sembra che ha chiesto prima come fa a contattarci. Rita Casu, Cristiano ti ha messo il link sotto Rita per lasciare i tuoi contatti. Ok, allora. La ragazza timida, ovviamente non va aggredita. Allora, se voi avete una dipendente timida, l'ultima cosa che dovete fare è essere aggressivi con lei. Vanno trattate con calma e con dolcezza queste, personalità. Vanno rispettate nella loro timidezza e non vanno di certo. Diciamo non vanno trattate né in maniera aggressiva, ma né vanno giustificate troppo, perché ci sono anche c'è anche l'errore, no, opposto, cioè che quello della titolare che a forza di giustificare perché lei è fatta così, perché lei è timida, cioè è come dire lei non sarà mai diversa, invece non è vero. Quindi ci vuole il giusto compromesso. Allora, innanzitutto bisogna dare delle regole e un metodo di lavoro in realtà, non tecnico, adesso parlo di quello comunicativo. Loro devono, come medicina, tutti i giorni fare un qualcosa con le clienti a livello comunicativo. La cosa più semplice, no? Potrebbe essere far compilare un modulo dove chiedono. Non lo so, anche semplicemente se hanno cambiato abitudini, se dall'ultima ceretta a questa hanno fatto la lametta, e magari un modulo, abituarle a comunicare con la cliente, anche con le cose semplici, senza che debbano in quel momento proporre o vendere nulla. Si parte dalle basi, non potete pensare che da zero riescono a vendere anche solo una crema a 30 euro per alcune di loro è una montagna grandissima. Quindi si parte dal dare delle regole che sono: ogni cliente che vedi, tu farai questo. Credetemi che già il fatto di metterle, se parliamo di timide che hanno una problematica veramente grave. È già un problema questo per loro, cioè è già il problema alzare la testa e non fare solo la cera, ma anche dover far compilare un modulo dove io chiedo delle cose e la cliente mi deve rispondere. Già questo è uno scoglio. Ecco, fare un mese, per esempio, così, fare 20 giorni, 15 giorni, ma tutti i giorni, tutte le clienti devono fare questo modulo. È già un esercizio per una timida che la mette al di fuori, diciamo, del classico lavoro tecnico che dovrebbe fare, che ci aspettiamo faccia normalmente. Quindi dare un metodo, dare una disciplina e dare un qualcosa da fare di diverso da quello al quale era abituata tutti i santi giorni con tutte le clienti. Se non lo fa perché è bloccata, bisogna intervenire. Allora, se non l'hai fatto per una cliente, mi spieghi come mai non l'hai fatto, come ti sei sentita, cosa ti ha detto, qual era il problema. Allora, la volta successiva entro io e lo facciamo insieme. Quella dopo lo fai da sola e controllo che lo fai. All'inizio sarà un po' difficile per la titolare perché è importante l'assistenza a volte che faccio io con i centri, perché la titolare a volte non ha tempo di fare queste cose, però, e poi pretende però che la ragazza diventi la venditrice di serie A. Purtroppo bisogna crearsi le situazioni anche, bisogna aiutarle le ragazze.
Allora io a volte mi pagano perché lo faccio al posto del titolare, al di là del fatto che faccio anche altre cose, ovviamente, non solo questo, però avere un controllo, un monitoraggio settimanale è fondamentale. E avere qualcuno a cui dare delle spiegazioni, a cui rendere conto, che non è solo il rendere conto, sono venuta a lavorare alle 9 di stamattina, ho timbrato, sono perfetto, ho fatto la cera, ho pulito la cabina, non è solo quello, è un rendere conto a qualcuno di un qualcosa di diverso che fino a ieri facevi fatica a fare, che oggi ti abbiamo messo nelle condizioni di fare. Una volta fatto questo scalino, ciao Francesca, ciao Dalila, Clarissa, ciao Isa, la connessione mi fa perdere il discorso del modulo, ho capito tutto quello che hai detto, ma ho perso che tipo di modulo, scusa. Allora, Clarissa, dicevo, semplici domande che possono essere anche semplicemente dalla cera del mese scorso alla cera di questo mese. Domande del tipo: hai cambiato qualcosa? Hai fatto la lametta? Ti sei fatta il peeling? La cera l'ultima volta com'è andata? Faccio un esempio: se fosse invece prima di una pulizia del viso, chiedere nell'ultimo mese che prodotti ha utilizzato la cliente. Ecco, trovare per ogni cosa che fa questa ragazza timida delle domande che la mettono nelle condizioni di uscire fuori a livello comunicativo con la cliente per forza. Senza se e senza ma, ma senza, per così come parlo, costringerla ad andare in proposta. Voi dovreste essere brave, titolari, a dare questo compito dicendo: non devi vendere nulla, ti devi attenere semplicemente ad avere le risposte che la cliente ti dà. Poi la vendita verrà dopo, ci penseremo. Già questo piccolo passo, credetemi, eccola la Iole mia. Ciao Iole, ben arrivata. Un attimo. Salutami Johnny, la Miki. Io sto ascoltando per me perché ho aperto da poco il mio centro e soffro di timidezza e voglio assolutamente combatterla perché purtroppo è un reale problema che va in conflitto con il mio lavoro. Poi, grazie per i tuoi preziosi consigli, Michela. Cara Michela, ci mancherebbe, sono qua apposta. Che poi è anche utile per il centro, beh, certo, logico. Ciao, tutto fatto tardi, dice la Iole. Devi ancora cenare, che Johnny ha fame, mi raccomando. Allora, Johnny è il marito della Iole che mi segue come lei tutte le volte che facciamo la live. Ormai lo conoscete anche voi. Quindi, questo è il primo consiglio. Una volta che ha preso confidenza, vedrete che accadrà che magari qualche prodottino ve lo venda anche senza che voi le abbiate chiesto di vendere. Ma perché? Grazie a una domanda in più. Lei si è rilassata, la cliente ha voglia di chiacchierare, succeda che una crema esca fuori perché si è creata la giusta empatia in cabina. Questa cosa delle domande, lei non si aspettava che la cliente la prendesse di buon grado e accade la magia. Quella vendita sarà magica, ragazze, sarà speciale per lei, vorrà dire tantissimo. Io me lo ricordo ancora il mio primo pacchetto da 1000 euro. Vi parlo di questo perché a me la vendita è sempre piaciuta, proprio tanto tanto, per cui non ho mai avuto un problema. Però non sono nata essendo in grado di vendere i pacchetti da 1000 euro in un paesino di 1000 anime. Quindi il primo programma che ho venduto da 1000 euro, io mi ricordo ancora, se volete vi dico che erano mamma e figlia, dove eravamo sedute, la sensazione che ho provato, perché è una cosa che ti prende da qui e tu dici: dov'è quella dopo? Ma non perché vuoi vendere per far soldi, perché è talmente magico quello che si crea, la fiducia che ti danno, tu come ti senti forte, professionale, che vuoi aiutarle, loro che si affidano a te. Cioè, tutto così bello che qualsiasi persona lo apprezza, no? Qualsiasi persona non vede l'ora di riprovarci. Quindi, ecco perché dico: fate questo metodo almeno per un mese, perché in questo mese, se loro lo fanno tutti i giorni, vedendo 5, 4, 7 clienti in un giorno, vedrete che almeno un prodotto lo venderanno in questo modo. Ciao Isa, ma secondo questo non abitua anche le clienti
stesse rilassarsi parlando proprio di quello che fanno a casa senza pensare, oddio, cosa vuole vendermi, per poi alla proposta farle arrivare più serene. Certo, questo io lo consiglio sia per il motivo che sblocca le ragazze, sia per la cliente, perché il segreto nostro di Welting è quello di vendere senza vendere, cioè senza partire dal voler vendere, ma semplicemente da una conoscenza, da alcune domande, da una chiacchierata, da un'esigenza di qualsiasi genere. Questo è quello che diciamo da sempre noi. Sei tu che sei magica, ti ascolterei per ore ed ore. Grazie, grazie Francesca, grazie mille. È vero, sta capitando spesso anche a me. Bene, Iole, sono contenta. E quindi, che cosa succede però quando le ragazze cominciano ad avere soddisfazione e fanno qualche vendita? Che la brava titolare alza l'asticella delle difficoltà. Quindi, siamo riuscite a fare delle domande non legate alla vendita. Hai visto che parlare senza dover vendere ti viene. La cliente non si allarma, non ti risponde male. Poi, ragazze, può essere che ci siano clienti che rispondono, chiedo scusa, che rispondono male anche semplicemente a delle domande. E anche se dovesse succedere, accadere, la ragazza in questione ci rimane male, va presa e le va spiegato. Sempre secondo le mie esperienze, poi ho scritto anche un libro della mia esperienza lavorativa, dove sono un po' raccolte tante cose, magari vi torna utile. Quando io mi ricordo facevo la scuola di estetica, c'era un centro estetico sotto la scuola, come spesso succede, no? E io e qualche altra mia, diciamo, collega, qualche altra alunna come me, venivamo chiamate a volte quando c'erano dei pedicure da fare. E veniva su qualche appuntamento così, le ragazze, magari, insomma, la titolare del centro estetico, che era la titolare della scuola, chiamava dalla scuola qualche ragazza del secondo, del terzo anno, del primo anno, a seconda. Quindi cosa mi è successo? Mi è successo che io ho fatto il mio primo pedicure in un centro estetico dove la cliente pagava e mi è successa la pazza di turno. Quindi ero agitata, mi tremavano le mani. E con il tronchesino, allora lei, faccio un piccolo preambolo, lei quando mi ha vista e ha visto che non c'era la sua solita Sonia, mi ricordo si chiamava così, ha cominciato a dire: ma perché non c'è la Sonia? Chi sei tu? No, guarda che io, e mi stava addosso come per dire: vediamo cosa mi fai. Non si fidava proprio zero di me. Io percepivo questa sua insicurezza e mi sono agitata e mi agitavo ancora di più, mi sono agitata tantissimo. Tanto è vero che col tronchesino facevo attenzione a togliere le pelli, lei si è mossa, l'ho tagliata. Quel taglio, lei non l'aveva neanche visto, ha sentito il dolore, ha guardato, ha tirato un urlo pazzesco e per tutto il centro dicendo: io chi è? Io ovviamente avevo tipo 16 anni, era il mio primo pedicure. Cosa ho fatto? Mi sono impietrita e la Sonia, che era ai tempi era già grande, è venuta lì e ha detto: guarda che non ti ho fatto niente, ti ha semplicemente punto un pochino qua, non è morto nessuno, stai calma e non urlare in questo modo qua, perché non ti ha fatto niente di male. No, tu non hai capito, devo mettere i sandali. E tu, allora, guarda, ti finisco io, adesso mi dai 10 minuti che arrivo. Mi ha presa, io ero andata in bagno a piangere, ovviamente, come immaginate tutte, no? E lei è venuta in bagno, mi ha bussato, mi ha detto: esci, Isa, tranquilla, vieni qua che ti spiego. E io ho detto: no, io l'ho rovinata. Io mi ricordo ancora come stavo male. Lei mi ha preso, mi ha abbracciato. Mi ha detto: allora è una persona che ha un problema, prende dei psicofarmaci, non è colpa tua, poteva succedere a tutte, ti è stata col fiato sul collo, tu ti sei agitata, non è normale quella donna lì, l'hai vista? Hai visto? E mi ha un po' tirato sul morale, no? Mi ha tranquillizzata un pochino e mi ricordo ancora come
quanto preziosa è stata per me, perché se io avessi avuto un'altra persona che avesse visto, non, cioè, probabilmente io non avrei più fatto un pedicure in vita mia, non lo so, ce l'ho ancora in mente che ho 37 anni, ne avevo 16, figuratevi voi se. Quindi attenzione a come si lavora con alcune ragazze, perché alcune cose possono essere deleterie e una persona se le può ricordare a vita. Quindi, anche se una cliente risponde male a un'estetista timida, ci dovrà passare anche da quella cosa lì, nel senso che potrà benissimo accadere che anche per due semplici domande arriva quella stanca al telefono, arrabbiata col marito che risponde in qualche modo, lei se ne farà una ragione e voi le spiegherete prendendola da parte, guarda che quando può accadere. Tu rispondi così, signora, guardi che io. E non succede nulla, è normale, abbiamo a che fare con le persone a volte sono arrabbiate, a volte vengono qua che sono tese, ma non ce l'hanno con te, ce l'hanno col mondo, non è colpa tua, la risposta che ti danno è perché a volte hanno una maleducazione loro, per cui tu non ci rimani male, perché può accadere e queste cose ti devono fortificare. Ecco, vanno un pochino aiutate così e all'inizio è un po' un lavoro in salita che va fatto soprattutto da parte della titolare verso le ragazze. Man mano che si faranno più forti, cosa accadrà? Che alzeremo questa fatidica asticella, quindi non sarà più una domanda banale, che poi le domande non sono, non ce n'è neanche una di banale, però non sarà più, per esempio, semplicemente chiedere. Che cosa, da come, cosa usa a casa, piuttosto che hai fatto la lametta, quanto tempo è che non fa una pulizia del viso e basta. Ma sarà anche metterle proprio una sorta di mini check-up inerente a quello che sta facendo. Quindi magari aggiungendole, non lo so, io ti volevo parlare di una cosa. Ecco, ma ovviamente le cose vanno preparate, ragazze. Io quando ho a che fare con le vere timide, ad alcune ho addirittura consigliato per fare una proposta di un programma misto di estetica di base o di studiando la persona prima, stampare la promozione e darla direttamente in mano alla cliente dicendo: guarda, io volevo farti leggere questo, ti va di leggerlo finché io lavoro e quello che non capisci te lo spiego, così me lo leggi e mi dici cosa ne pensi. Ecco che una non deve essere la super commercialona di turno, che poi a me non piace neanche questo termine, ma semplicemente sarà la cliente che legge pedicure con scrub più radiofrequenza. Cos'è la radiofrequenza? La radiofrequenza è una macchina che lavora. Ecco che si crea un qualcosa che in maniera semplice e naturale diventa applicabile anche dalle meno comunicative, perché ripeto, è la cliente che legge, no? Non sono abituata a far andare avanti Instagram. Povero amore, che brutta esperienza. Insomma, tutte le abbiamo avute, dai. Maddalena, ciao. Io ho difficoltà a volte quando vedo sempre le stesse persone settimanalmente, a volte non so cosa proporre. Allora, ovviamente, Maddalena, quando tu vedi sempre le solite persone, tu devi proporre in base alle esigenze, non al fatto che tu devi vendere la stessa. Se una persona viene 7 volte in un mese, non è detto che tu debba fare 7 vendite in un mese la stessa donna, va calibrata in base alla donna che è davanti, in base a quello che sta facendo, in base alla sua esigenza, la proposta va studiata prima. Ciao Paolina, come stai? Dopo domani ci sentiamo. Ok. Quindi è importantissimo calibrare questo e man mano andare ad aumentare la difficoltà. E davvero, non, è come tutte le cose, la ripetizione dicono è la madre di tutte le abilità, è proprio vero. Cioè il fatto di ripetere un'azione è più importante a volte del fatto di farla bene o male. Perché soprattutto in quel modo voi non rischiate la cliente, perché
La cliente dovrà semplicemente dire se si è messa una crema, se non se l'è messa, o se ha fatto la lametta, se non l'ha fatta, e se, non lo so, ha preso dei farmaci fotosensibilizzanti oppure no. E quindi non c'è nessun rischio. La proposta, se dovete farla, la farete comunque voi, però intanto la vostra dipendente si abitua lentamente a parlare anche di altro che non sia solo ascoltare la cliente, che trova la ragazza timida e quindi ne approfitta per raccontarle dei figli che non studiano, del marito che lavora sempre, e questa è lì a testa bassa che dice sì, però del lavoro non parla mai, non si parla mai del negozio, di nulla, della cliente, delle esigenze. Questo è un modo per tirarle fuori da questo circolo vizioso. Linda mi chiede, ma per facilitare tutto ciò non è meglio fare delle schede clienti già subito dalla prima volta che viene nel centro? Certo, Linda, questo è fondamentale. Chi ha un gestionale le fa da gestionale, chi non ha un gestionale deve avere cartacee. Sappiate che nel mio infoprodotto questa cosa ve l'ho già preparata, sarà pronta a breve, farò un video di presentazione. Linda, preparati perché a te piacerà sicuramente, lo so. Però sì. Di base bisogna far tutto, però le abitudini della cliente possono cambiare e modificarsi, e soprattutto io sto parlando, Linda, per far sì che le vostre dipendenti timide abbiano comunque qualcosa da dire alla cliente. Quindi sto cercando una soluzione per fare in modo di non darvi quelle informazioni che voi avete già, tipo l'anagrafica, tipo se ha figli, se non li ha, ma mettere nelle condizioni di parlare con questi clienti. Quindi di cosa posso parlare? Io posso parlare di 200 cose se voglio, ma sarà anche importante che sappia che cosa ha fatto l'ultima volta, cosa ha fatto questa, e nel frattempo se ha cambiato qualcosa. Questo è un modo per far parlare le ragazze, perché tu sai perfettamente, lo sapete tutte, che le ragazze non parlano se non è la cliente a parlare, parlo di quelle timide. Oppure parlano di cose banali, come che tempo fa, come fanno sfogare la cliente, però non basta. Un consiglio per le timide, dice mio padre, ditelo subito alla cliente, del tipo: signora, mi scusi, io sono un po' timida, ma voglio lo stesso dirle una cosa. Mi scusi se non sarò spigliata. Ecco, questa è un bellissimo consiglio che vi dà mio padre, perché quando tu sei vera e sincera, intanto qualsiasi cliente ti prende in braccio dopo una frase del genere, e oltre a mettersi a sorridere in maniera ovviamente positiva, non può che ascoltarti e dirti: ma ci mancherebbe, quindi giustificarti in tutti i modi per qualsiasi errore o rossore o timidezza. Il fatto di dirlo è una cosa molto bella. E grazie papà di questo consiglio. E la connessione che va e viene non mi fa capire il filo del discorso. Ok, Linda, se vuoi provare a collegarti su Facebook, magari va meglio, vedi tu. Il libro dove lo troviamo? Il libro lo stiamo stampando, Angela, e poi lo metteremo nei nostri portali, anche quello. Quindi, poi, le timide in genere sono anche molto disciplinate, se devo guardare su in linea di massima. Per esempio, tu, Sabri, saresti una timida, però se non erro, a suo tempo ti misi a fare delle chiamate e tu, pur piangendo con le lacrime agli occhi perché facevi una fatica tremenda, le hai fatte e sei riuscita ad invitare 4-5 clienti nel giro di un paio d'ore. Questo a dimostrazione del fatto che le timide, se si impegnano, sanno essere molto più in gamba di quelle che invece non sono per niente timide, ma sono menefreghiste, ecco, per intenderci, ok? Ecco le tue belle unghie. Le ho fatte, sì. Ecco, quindi io sono sempre molto più felice di incontrarle delle timide nei team. Logicamente, sì, Sabri, tu.
Tu avevi, hai un po' questo problema qua di timidezza che però superi benissimo con l'impegno, la determinazione. Quindi ben venga. La tua story, Carlaiole. L'altra cosa però, che cosa può accadere? Può accadere che vadano anche dati dei ritmi e delle tempistiche alle ragazze, no? Perché ecco, quello che succede a volte è che le ragazze molto timide abbiano proprio un blocco davanti e quando voi proponete anche semplicemente di fare una cosa diversa da quella che non hanno mai fatto, vi trovate davanti a persone che si mettono a piangere, a blocchi, a facce strane che sbiancano all'improvviso perché non si aspettavano che voi chiedeste questo a panico, senso di panico, perché è questo che io leggo negli occhi quando dico allora da domani io mi aspetto questo, 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 e vedi che diventano fucsia, verdi, bianche, paonazze, devo farle respirare, allora non tranquille, si tratta solo di... Però dall'altra parte non posso neanche essere troppo morbida e quindi dico, ragazze, è indispensabile che voi lo facciate per il bene del centro, purtroppo non si può scegliere di non farlo, siamo qui per aiutarvi. È normale che all'inizio sbaglierete e farete fatica, però dovrete farlo anche se farete fatica, perché questa è una regola, non è una domanda. Questa è la nuova regola del centro estetico. Quindi, siccome siete tutte in grado di farlo, io vi dimostrerò che è così attraverso il mio aiuto. Sarà un po' difficile, però non si potrà. La cosa che è assolutamente vietata, altrimenti si parla in altri termini, è non provarci. Questo è vietato. Voi dovrete farlo tutte e tutti i giorni. Questa è l'unica regola che vi do. Poi non vi chiedo di vendere, non vi chiedo di riuscirci. Vi chiedo di farlo, di fare questa cosa che vi ho chiesto. Poi ci penso io a fare il resto con voi. Ma se sento che non viene fatto, mi arrabbio. Se sento che mi si trovano delle scuse, mi arrabbio. Questo è una specie di regolamento, una cosa che oggi si decide e da oggi si fa con tutti. Ecco, dare delle regole ferme è importante perché a volte sento che si fanno le riunioni, si prendono decisioni bellissime, poi una settimana, due si fanno le cose, poi un giorno si fanno, 2 giorni sì, uno no, e la titolare, ma sì, all'inizio lo dice, poi si dimentica, poi lo dice finché tutto va in malora. Quindi bisogna avere delle regole, guardare che vengano rispettate. E questo è un lavoro duro, lo so, perché voi dite io non ho tempo di stare lì a guardare quello che fanno. E allora non chiedete le dipendenti trasformate, vi tenete quelle che avete. Che Dio ve la mandi buona, però se si vuole un cambiamento bisogna seguire una persona. Allora, Francesca, io dopo un anno ho cambiato 2 ragazze, adesso mi tocca ricominciare da capo con un'altra. E tante volte non mi va proprio, sai. Ci sono giorni che non mi va proprio di parlare. Quando invece sto da sola mi sento meglio, non so perché. Io da un anno ho cambiato 2 ragazze, adesso mi tocca ricominciare da capo con un'altra. Ci sono giorni che non mi va proprio di parlare. Quando invece sto da sola mi sento meglio, non so perché. Non lo so, non ti conosco Francesca, non riesco adesso a capire il motivo. Non lo so, forse sei gelosa del tuo negozio, forse devi trovare una persona che ti piaccia, con la quale collaborare, forse non sei in grado di importi, allora preferisci... Non lo so, possono essere tanti motivi, così non riesco onestamente ad aiutarti, magari... Se vorrai un giorno magari ci potremo sentire. La Sabri risponde: tu mi hai aiutata moltissimo in questo senso, almeno mi sembra di aver fatto grandi passi, grazie a te. Ma tu hai fatto le tue, ti sei impegnata, non ti sei fermata. Io ho fatto il mio lavoro che faccio sempre, e tu hai fatto la persona che
che mette in pratica i consigli che un'altra dà. È importante. Anche perché la cliente, dice sempre Francesca, non vuole farsi mettere mani, quindi stai lì a mantenere la dipendente. Eccola lì, ci avevo azzeccato. Quindi stai lì a mantenere la dipendente, solo a guardarti ed imparare anche ciò che non insegnano nelle scuole. Allora, Francesca, quando tu dici la cliente non vuole farsi mettere le mani, è un po' colpa tua, non della dipendente, neanche della cliente, perché sei tu che devi introdurre la dipendente. Quindi una gamba la faccio io, una gamba la fai tu, una mano la faccio io, una mano la fai tu, finché pian piano lei non prende la tua mano, perché se no, è logico, rimani da sola. Se prendi una dipendente perché lei ti guardi, la cliente non la fai, non gli fai mai rompere il ghiaccio, come fa a inserirsi, poverina? Cioè, è anche brutto lavorare così, cioè, ti senti inutile, non lo so. Quindi. Allora, un attimo. Ciao Simo, ben arrivata. Svetlana e Carmen, ben arrivate. Svetlana mi chiede. A me è successo con la mia dipendente che dopo aver spiegato alla cliente nei minimi dettagli l'anatomia della cute, la formazione delle rughe, eccetera, e che non basta fare il Botox, la cliente lì dice: "Ma tu da dove sai queste cose? Il mio dermatologo non me le ha mai dette. In questo caso, come facciamo? La concorrenza con i medici?" Ma che domanda è? Scusa, Svetlana. Qui, se leggo bene, la tua dipendente ha fatto un lavoro egregio. Cioè, se è la dipendente che dice addirittura il mio dermatologo. Scusa. Scusate. Se è la cliente che dice addirittura il mio dermatologo non me le ha mai dette le cose che mi ha detto la tua dipendente, c'è da fare un applauso alla tua dipendente, non c'è niente di brutto qua, io vedo, anzi. Ok, se ho capito bene. Letizia, ciao Isa, io pure sono timida, il problema che riscontro è che le clienti sembrano fidarsi di più di quelle spigliate perché risultano più simpatiche, quindi le vendite riescono a portarle a buon fine meglio. È difficile. Perché io, per esempio, ci provo e devo dire che ho migliorato da prima, ma il mio carattere timido rimane comunque. E fai in modo che rimanga, Letizia, perché la timidezza è una grande virtù anche, perché è sinonimo di sensibilità d'animo e di cose belle, non solo di difetti, ok? Però sappi che c'è un modo anche per le timide, alcune cose le ho già dette durante la diretta. Non so se ti sei collegata adesso o eri collegata già da prima, ma ti consiglio di riguardarle eventualmente. E se hai bisogno, io aiuto le persone in questo senso con il mio lavoro. E non cerca di volerti migliorare, ma di non guardare quelle spigliate, perché quelle spigliate, come dici tu, possono essere spigliate, però possono avere altri difetti. Magari sono troppo spigliate e magari non sono attente, per esempio, non sono precise proprio perché sono spigliate, pensano solo a vendere e non nel bene della cliente. Quindi, insomma, bisogna sempre vedere il rovescio della medaglia, non è mai tutto oro quello che luccica. Tu tieniti la tua timidezza, cerca però di superarla da un punto di vista un po' comunicativo, da fare sempre ogni giorno qualcosa in più, vedrai che. È vero, non so impormi, non so dire fai questo, non fare quello, prepararmi questo e quello. Sì, facciamo sempre le stesse le cose a due, anche solo smontare un gel. Beh, ma se fai le cose a due, Francesca, vuol dire che è positivo perché la cliente man mano si abitua e vede che tra la tua mano e la mano della tua dipendente non c'è molta differenza, in teoria. Quindi, pian pianino. Potresti cominciare a lasciare da sola la tua dipendente e magari entrare in cabina ogni quarto d'ora, però bisogna iniziare da qualche parte, questo intendo. Vero, con i vostri consigli, Isa, se seguiti alla lettera si riesce davvero ad avere risultati. Grazie, Iole. Grazie, Cristina, che mi dice che sono brava.
Pupilla Giuli, si mettono cartelli promo, consiglio cosa proporre, ma niente, non propongono altre soluzioni. Non è Giuli che si devono mettere i cartelli, allora le dipendenti. C'è scritto nel cartello, perché non proponi? È mezz'ora, un'ora che parlo del contrario, che bisogna prima vedere se è un discorso legato solo alla timidezza oppure se magari sono insicure dal punto di vista lavorativo. Se hanno mai visto dei risultati all'interno di quel centro, se noi chiediamo alla dipendente di vendere il trattamento di cellulite e lei dice: io sinceramente la cellulite qua dentro non ho mai visto toglierla, quindi non mi va di prendere in giro le clienti e quindi so che non funziona, non lo propongo. Anche questa è una domanda da farsi, Giulie, cioè non è che tu metti un cartello e fai le promo, ecco, ho fatto la promo, to vendila. Che senso ha questa promo? La condividi? Sai cosa vai a dire? E se la cliente lo compra, che vantaggio ha? Cioè, dovete anche farle ragionare in questo senso. Non è che dai un comandamento e loro sono degli automi, dei robot. Sono delle persone che hanno un ragionamento anche loro. Ciao Isa, da me. Ed Antonello da Salerno sei il top. Grazie Anna. Che bello. La Anna da Salerno con Antonello. Clienti che abbiamo dove sono stata ancora 7 anni fa con la Welting. E ci siamo rivisti un mese fa. Adesso ricominceremo a collaborare. Tu Anna sei una bravissima estetista, altro che. Allora, Marghe, buonasera Isa, spesso noto competizione anche tra le dipendenti stesse, questo sì, a volte accade, bisogna anche lì essere intelligenti e mettere delle provvigioni. Una cosa che ti consiglio è quella di pensare a delle provvigioni che conglobino, ho detto bene, tutto il centro, cioè non ti do solo la provvigione se vendi tu, ti do la provvigione anche se in base al fatturato globale del centro, in modo che se tu sei in difficoltà, la tua collega ti aiuta perché ne va anche del suo. Ecco, questo è un po' un consiglio. Ciao cara, come stai? Grazie, bene Francesca. Poi, sì, ci vuole tempo. Grazie Isa, sei carinissima. Resto qui ad ascoltarti. Certo che devi restare qui. Ciao Isa, è etico proporre un trattamento a cliente che non funziona? Secondo te, Giulia? Assolutamente no. Non so se è una domanda che mi fai perché nel centro dove lavori accade questo, però non si fa mai di proporre un qualcosa che non funziona. Lì fate bene a non vendere. E dite pure alle vostre titolari: guarda, io mi rifiuto di venderlo. Quando tu mi farai vedere che questa cosa funziona, allora tu potrai chiedermi di venderla alle clienti. Però, fino a prova contraria, se una cosa non funziona, io non vendo aria. Ok? Ho sentito titolari che chiedevano ai dipendenti di vendere una crema per pelli grasse a una che aveva la pelle con le rughe. Perché dicevano vendi quella lì perché della crema antirughe non ce n'è più. Quindi capite che fanno bene le dipendenti a mandare a quel paese quei tipi di titolari, vero? Perché è oscena questa cosa. Poi non chiedetevi perché si bloccano le ragazze. Perché? Perché una mia amica estetista lo fa. Ah, ok, digli alla tua amica estetista che non funziona così. Allora, ok. Allora, ragazze, abbiamo dato qualche consiglio utile, penso. Svetlana, intendevo che hanno più fiducia nei medici. E rimangono stupite quando sentono da noi queste cose. Secondo loro noi non sappiamo niente. Solita estetista che fa solo la ceretta. E tu stupiscile così. Se rimangono stupite positivamente, è sempre una cosa positiva, ovviamente. Quando non rimangono stupite, c'è da preoccuparsi. Quindi
tu sei nel giusto. Non hanno fiducia, non tutte, perché ne conosco tante clienti che non hanno fiducia nei medici, per esempio, e sta a noi comunque, ma non è una cosa così, una regola della natura, cioè tutte le clienti si fidano del medico, dell'estetista no. Ci sono estetiste che sono in gambissima e che hanno la fiducia piena delle clienti. Non è una regola, ecco, io personalmente io questa cosa non la sento in consulenza, non sento tutto questo amore verso i medici, odio verso le estetiste. Cioè è un po' un modo di dire, ecco, però sfatiamo questo mito qua perché le clienti comunque sanno che l'estetista al giorno d'oggi ha apparecchiature di un certo tipo, sanno che facciamo un sacco di corsi e poi sta a noi porci in maniera professionale, come probabilmente fai tu, Svetlana. Prima di farvi assumere, non chiedete quanto è lo stipendio, chiedete che risultati riescono a dare. Sì. Questo è un consiglio per le ragazze, no? Di quando si fa i colloqui, non chiedere solo lo stipendio, quello che le mansioni che andrete a fare, ma chiedere anche cosa si fa nel centro, che risultati si riescono a dare, perché anche voi dipendenti scegliete il posto in cui andare a lavorare, non è solo il contrario. Dovremmo chiudere. Perché ci mettiamo la faccia anche noi. In che senso, Linda? Francesca, quanti consigli gratis? Lo so. Sei una persona umile e che ami davvero il tuo lavoro. A mia figlia piace la tua tazza. Ormai la mia tazza è famosa. Anche lei ti segue, ha 5 anni ed è molto curiosa. Vuole sapere cosa sono le rughe. Allora, non so come si chiama tua figlia, però le rughe sono, come posso spiegare a una bambina di 5 anni? Ah, bellissima sta cosa. Spiega le rughe come dovresti spiegarle a un bambino di 5 anni così lo capiscono tutte. Allora, tecnicamente sono definite una spaccatura del derma, ok? La nostra pelle quando non mangia più e non beve più abbastanza, si rompe. Ecco, vediamo se così è abbastanza semplice. Magari abbiamo formato una piccola estetista. Ciao, Isa, non vedo l'ora di conoscerti. Apoliana Silva. Bene, ci conosceremo. Allora, non so se al master. Carolina, ciao Carolina! Allora hai capito cosa sono le rughe? Spero di avertelo spiegato bene. Quando la pelle non mangia tanto cibo, non beve tanta acqua, si rompe e si fanno le rughe, così. Allora, perfetto. Allora ragazze, cosa devo ricordarvi? Devo ricordarvi che sono aperte le iscrizioni per il master che faremo aprile. Mia figlia Ramona dice a mia mamma che aveva le rughe in viso. Allora, aprile. No. Marzo, aprile, maggio. Training 1 marzo, training 2 aprile, training 3 maggio. Sono aperte le iscrizioni per il prossimo master in aula. Sappiate che c'è anche la possibilità di avere il videocorso, però se venite in aula ci conosciamo e vedete anche le esercitazioni dove io disegno il corpo della Mary in live, dal vivo. E quindi vedete come si dividono le zone, come si riconosce l'adipe della ritenzione, come si riconosce la temperatura di un enestetismo che cambia dalla temperatura calda a quella fredda. Capirete come disegniamo prima di trattare un corpo, come lo dividiamo, lo porzioniamo. E comunque in tutti e tre i training venire in aula è un po' un valore aggiunto in questo senso. Però è vero anche che col master in video faccio comunque una videoconferenza dopo averlo visto e correggo e faccio una correzione. Quindi per chi non può venire, sappiate che non vi lascio così, c'è sempre anche una sorta di esamino con la correzione.
Prego. Sì, è a Milano, Silva. Le date sono fine di ogni mese, Titti. Perfetto. E quindi, insomma, questo ve lo volevo ricordare. Aspettate a breve, mi raccomando, l'infoprodotto perché ne vado tanto fiera, ok? Stiamo veramente scegliendo tutti i materiali più belli per farvi fare bella figura, non badiamo a spese, insomma, stiamo cercando di fare le cose fatte veramente bene. Noi siamo lenti a fare le cose, però quando le facciamo belle. Posso dire questo. Molto bene, mi piacerebbe tanto conoscerti. Quanto dura il master? Il master dura 6 giornate, 2 ogni training, domenica, lunedì, training 1, domenica, lunedì, training 2, domenica, lunedì, training 3, in totale 6 giornate. Io ti scrivo dal sud, mi trovo in Calabria, fai corsi webinar, facciamo il videocorso, c'è il master tutto registrato, Francesca, è acquistabile e tu te lo vedi dal computer del tuo centro estetico e più puoi formare il tuo staff. Questo infoprodotto è un contenitore con dentro all'interno 3 block notes con la scheda check-up che ho studiato io, viso, scheda check-up corpo, scheda check-up epilazione definitiva con il laser, con tutti i consensi informati, cioè quello che anche la cliente si deve attenere per avere il risultato, dai farmaci allo stile di vita, c'è scritto tutto. In più ci sono i consigli su come fare una consulenza perfetta e sulle fasi della consulenza. Adesso vi saluto, vado a riposarmi anch'io. È stato un piacere avervi qua anche stasera. Instagram è già finito. Grazie a tutte. Buonanotte. Si acquista sui nostri portali. A breve farò un video, Rita, dove spiegherò dove lo acquistate. Se sei nel gruppo, sarai una delle prime a saperlo. Bacio, vi aspetto sul gruppo Isa Community. E per giovedì prossimo, per la prossima live. Ciao!